Allora, senza dubbio, diciamo che i nostri prodotti, che il marchio Kafco, hanno una storia piuttosto lunga e diciamo che è un marchio molto consolidato e molto conosciuto, quindi di partenza questo sicuramente è un punto molto forte per l'azienda. Ci tengo a dire a priori, rispetto al discorso di strategia di marketing, che l'azienda ha anche come punto molto forte, che si appoggia a quello che è un discorso di promozione, un'assistenza tecnica, che ha sempre fatto un'operazione di sostegno, diciamo, della clientela, di supporto e di diffusione delle conoscenze, a tal punto da riuscire a creare anche una rete di informazione parallela a quella che può essere quella meramente promozionale, molto funzionante. Questo sicuramente è un altro punto forte da valutare. Quest'anno, possiamo anche dire in realtà da 2 o 3 anni, comunque da quando si è profilata la crisi, l'azienda ha dovuto comunque cercare di contingentare, di rendere più efficienti e più efficaci tutti quelli che erano gli investimenti. E quindi ci siamo orientati innanzitutto a un discorso di diciamo, settori editoriali molto specializzati, quindi tagliando quelle che potevano essere, parlando in questo caso di carta, diciamo, delle testate più generali e meno specifiche del settore. Abbiamo continuato a lavorare con voi, senza dubbio con successo e con soddisfazione. E in ultimo, e questo è anche un po' nel programma per il 2011, abbiamo lavorato molto su quelle che sono attività di diffusione a livello di convegni, di seminari e di forum. Siamo associati oramai ad alcune associazioni che sono di esperti di settore, esperti nella materia che si occupano non ai fini di lucro, proprio della diffusione di questa cultura della materia. E diciamo che senza dubbio anche questo è un ottimo canale di informazione che, legato poi a eventi specifici, sempre molto mirati, in particolare anche alla luce di quelli che sono stati aggiornamenti normativi, nuove leggi in merito alla prevenzione incendi, ci ha consentito senza dubbio di, anche in questo caso, diffondere ulteriormente, consolidare ulteriormente questo marchio. Ma credo che senza dubbio spingeremo molto su un contatto più diretto anche con il cliente e il potenziale cliente. Quindi in questo caso, in questo settore specifico, si tratta di imprese, di professionisti, di progettisti, di istituzioni anche, piuttosto che enti come province, comuni, regioni. Tutto questo sicuramente potrà essere fatto sia appoggiandosi a quelli che sono dei canali più tradizionali, che a mia detta, a detta soprattutto dell'azienda, non sono da abbandonare, sia credo cercando di sfruttare ulteriormente quelle che possono essere tutte delle attività sempre di, diciamo, definiamole convegnistica piuttosto che di momenti di agglomerazione, anche di aggregazione in cui magari confrontarsi direttamente con i professionisti in particolare. Quindi penso anche, a parte mantenere ovviamente anche quello che è una comunicazione via web, magari un direct mailing da parte dell'azienda stessa, però penso di più a un contatto diretto proprio con le persone, ecco, con quelli che sono gli individui veri e propri coinvolti.